Buongiorno amici e bentornati sul canale Microorologiaio. Oggi ci troviamo a Gorgonzola per la fiera di Orologico. Ciao Mirko, ben arrivato a Gorgonzola, alla fiera di Orologico. Cosa te ne sembra? Ben trovato a voi innanzitutto, eccoci qua, è un inizio diciamo. Un pezzo tuo particolare da mostrare agli amici a casa? Diciamo allora, pezzi particolari che possiamo far vedere, ecco, ho questo qua che ho ritirato la scorsa volta, ad esempio, che è un CVC militare. Orologio. Allora, diciamo che l'orologio è un assegnato inglese come tipologia, quadrante nero, trizio, tipica tipologia militare dell'epoca, 77-34 come calibro, l'assegnazione, te la faccio vedere? L'assegnazione è una Royal Navy, praticamente con assegnazione NATO, interessante insomma, dai. Adesso facciamo anche una carrellata dei tuoi orologi, per cui se c'è qualche persona interessata a comprare, vendere, scambiare, ti può contattare. Certo, assolutamente sì. Ciao Matteo! Ciao Cesare! Ben arrivato a Orologico! Guardiamo un po' di tuoi orologini. C'è un bellissimo Tudor Black Bay Speedmaster Racing. Tazze nuvolari, questo qui è quello con sotto la macchinina dorata, giusto? Sì, 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 infatti. Bello! La richiesta? 1500. Mark 4. Sì. Ah, beh, il Brodarov ha sempre il suo perché. Tiralo fuori, dai, che lo vediamo. Il Brodarov, che bello. Posso portarvi un secondo? Vai, vai, vai. Peccato che è recente, una fucilata. Richiesta di questo gioiellino? 4,5. Calibro dovrebbe essere 1861? Sì, 1861, sì. Ripeti per gli amici a casa? 391-145-3840. Ok. Guarda, 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 guarda. Salve signori, buon lavoro, buona caccia, buona caccia. Ciao Daniele. Vediamo qui che c'è una carrellata di Zodiac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamma mia, tantissimi. Tantissimi e bellissimi. Guardate che meraviglia cosa c'è qui. Questa sveglietta IMOF. Bella. Guardate che meraviglia che c'è qui. Questa sveglietta IMOF. Fantastica, bellissima. Hai visto che carrellata di Omega, Donatella? Sì. Particolare questa cassa qui, ma che bella. Ma anche quella fianco è un fagiolino, si chiama. Fagiolino? Sì. Bello, bello. Ciao Mirko, ciao Pamela, ben arrivati. Che bellezza. Come sei bello. Ah, io sono bello? Sei elegantissimo oggi. Ripetilo. Cos'è come che sei bello Cesare, spacchi l'obiettivo. Grazie Pamela. Mi ha pagata comunque. Ecco, giusto. Mi hanno detto che è arrivato Barba Orologeria. Andiamo a trovare Barba. È lui o non è lui? Ma certo, buongiorno. Che è lui. Buongiorno. Ciao Barba, come stai? Bene, bene, buongiorno. Bene. Tutto a posto. Ben arrivato, grazie, a Gorgonzola, alla fiera di Orologico. Ho fatto anche in diretta, quindi vai due. Ma dai, che bello. Complimenti, faccio un po' una figura di Emmental. No, che okay. Ma che belli. Ma una volta che salgo, ho detto fammi fare. Li voglio far fare anch'io. Guardate, grande, che bravo, meraviglia. Bravo. Portachiavi, Barba Orologeria. Mettiti di fianco. Vai, Teresa. E voilà. Così si fa. Adesso, visto che Barba è un provetto orologiaio anche lui, col famoso braccialetto COSC, con questo farà andare bene tutti gli orologi. Vedrai che ti migliorerà la qualità delle revisioni. Fantastico. Mi fa molto piacere, veramente. Barba, piacere mio incontrarti dal vivo. Signori, questa entrerà come pezzo principale nella collezione di Cesare e Teresa di svegliette. Grazie Davide. Grazie.
Qui siamo al banco del Dario che adesso... Oh Cesare, buongiorno! Ciao Dario! Ciao, ben... Dario! Ben trovato anche qui... Anche tu a Gorgonzola? Sì, 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 alla fiera di orologico. Novità? È presente questo Zenith bumper in oro, un altro Zenith, c'è un Movado bumper, anche questo. Che bello, bella patina. Forse anche questo Longines. Sì, quello Longines. Credo. C'è anche questo Royce carino. Royce. Un Philippe Watch 1000 metri Technodiver. Ho rifornito la colla gli Omega. Dario, questo? Che? 2003. Bello. Questo qui è col 321, giusto? 321, sì. C'è questo nuovo, il Prebond. Il Dynamic. Dynamic. Automatico? Dynamic? Sì. Sì. Richiesta? 6,50. Così, cronografi da 100 euro. Buongiorno. Grazie Dario. Prego. Ciao, buon lavoro. Ciao. Finalmente conosciamo da vicino Uddas. Uddos. Uddos. Al caro amico Nicola Carella. Qui vedi la Watt nuda e cruda con tutti, tutte le leve per la parte cronografica. Oh, wow. Come si chiama la cassa? È un invertitore. Grazie caro. La cassa nasce da un invertitore nautico come concetto, sì, rielaborato, e monta un calibro Dubois de Prat su base ETA 2892, tutto con rifiniture per l'âge, diamantatura e Côte de Genève, ed è cronografo e GMT. Fantastico, grazie il, mille. Prego. L'usceria a Torino, che avevano delle cassettiere, certo, più grandi, certo, loro praticamente, certo, negli angoli avevano quattro lati. Siamo in compagnia con Fabrizio, detto Nick Old Time, nonché fondatore del forum orologico. Devo dire che gli orologi sia da polso che da tasca e anche un po' di pendoleria, questa volta ce n'è veramente tanta di scelta. Anche quell'orologio là, che noi vediamo che è un capezzale, difficile da trovare, l'ho preso stamattina da mio vicino di banco. Dal tuo vicino di banco, esatto. Per cui qui si scambia tête à tête. Sì, scambiamo di tutto e di più. Molto bene. Siamo qui in compagnia di Glauco. Prima abbiamo conosciuto Fabrizio Oldtime, che è il fondatore di Orologico. Amministratore Glauco, nonché organizzatore, nel vero senso, lui insieme a Nicola Carella, giusto? Esatto, Nicola è un grande... è ormai un pilastro fondamentale, ormai è fondamentale per noi. Vuoi dirci qualcosa sulla fiera di orologico? Allora, quest'anno, grazie al fatto che non ci sono più i problemi del Covid, insomma le restrizioni, siamo riusciti a portare molti più espositori, tant'è che ne contiamo 31 espositori che arrivano da tutta Italia, specialmente dal centro sud Italia. Quest'anno abbiamo avuto una forte richiesta dal centro sud Italia di venire, sono tutti selezionati, chi arriva viene sempre verificato, questa è la cosa fondamentale, le credenziali. E poi abbiamo tre brand, quest'anno abbiamo esteso questa cosa a soli tre brand e ho selezionato Venezianico, Econeutra e Mondia. Grazie Glauco, adesso andremo a fare un giro all'interno e andremo a vedere la parte didattica. Grazie a te Cesare. Ci troviamo ora nella sala didattica dove le giovani leve si avvicinano al mondo dell'orologeria. Clo, come va? Ti stai divertendo? Sì, sì. Allora Clo, cosa ne pensi di questa manifestazione? Che bella, è divertente. Siamo qui nel percettivo, cioè qui dobbiamo... ci sono scritti... vari nomi, bariletto, maniglia, molla, rastrello, platina, lunetta. Abbiamo un panno nero, dobbiamo con le mani riconoscere i vari componenti dell'orologio. Allora, cominciamo, proviamo. Oh, il primo facile facile, molla. E la mettiamo qui, sotto la molla. Questo è un cinturino. È un bracciale, vabbè, io lo chiamavo cinturino, invece è un bracciale.
Novità di quest'anno, abbiamo anche degli ardiglioni, delle fibbie, e dobbiamo trovare pezzettoni, spezzettoni, le parti dei cinturini che si abbinano meglio. Ciao Nicola, vieni, vieni Nicola. Nicola, amici, è co-organizzatore insieme a Glauco di questa bellissima manifestazione. Bene ragazzi, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Ah no, questo l'ho fatto io, cioè tu, io me. Prendi una carta dal mazzo e disegna quanto scritto con i pezzi a disposizione. Estraiamo una carta. Prendi là sotto, troppo facile. Asinello. Asinello? Ahia. Come faccio a fare un asinello con i pezzi di orologi? C'è. Con queste mani. Il è venuto fuori dal cartone animato di Peppa Pig. Sì. Esatto, è lei. Qui ci troviamo nell'ultima sala dedicata all'esposizione barra mercatino. E qui c'è il signor Roberto Trombetta, mitico collezionista di orologi ferroviari, nonché autore di questo bellissimo libro, Il tempo nei treni. Affrettatevi ad acquistarlo. Disponibile anche su Amazon, Roberto? È disponibile solo qua perché quelle sono le ultime copie. Ultime copie, per cui chi è fortunato lo compra qui alla Fiera di Orologico. Vuoi mostrarci qualcosa di interessante? Qui si parla di ferrovie, ma non solo di ferrovie dell'Italia, ma anche delle ferrovie del mondo. Dici? Per esempio, questo è un cronometro, cronografo. SNCF, ferrovie francesi. Invece questo qua è un Omega. Un Omega CFR, Calile Ferrate Rumene. È un orologio della Romania. Questo è un Cima. Della? La sigla è una sigla scritta in cirillico, quindi un po' difficile, il russo non lo so, ma comunque è di una ferrovia russa. Chemin de Fer de l'Est, ferrovie dell'Est, francese, anonimo. Anonimo, però bello, bella cassa. Questo invece è uno Zenith con il sistema di piombatura, purtroppo è anonimo, chissà chi ce l'ha avuto. Zenith, JZ. Che incisione, bellissimo. Ferrovie jugoslave. Grazie Roberto, grazie. Prego. Gentilissimo. Ci hai fatto vedere delle vere chicche. Un carousel completo delle sue lunette, mamma mia, rarissimo. Bello questo Mondia. Sì. Big Eye. Big Eye, sì. Tiene 72 euro, questo 48, ma io ho indossato così fanno fotografia. Sì, 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 sì. Sono qui entrambi i giorni. E adesso per concludere andiamo a visitare le ultime tre sale dove ci saranno ad esporre Venezianico, Econoitra e Mondia. Venite con me. Eccoci qui nella sala, tra virgolette, affrescata. Notare che bellissimo soffitto. E qui abbiamo gli amici di Venezianico. Ciao Roberto, ben arrivato. Qual è la novità del momento? Facci vedere. La novità del momento, caspita, mi è un po' di parlare. Allora, di novità ne abbiamo. Hai portato il tungsteno? Allora, tungsteno assolutamente portato, anzi ce l'ho proprio al polso. Ce l'ha al polso. Perché mi piace sapere di avere un orologio che comunque non si graffia. Infatti questo qui lo sto portando veramente da mesi, perché è il primo prototipo. E come vedete ha questa lunetta in tungsteno con una finitura specchiata che veramente non si striscia. Bene, però di novità, insomma, anche rispetto all'ultima volta che ci siamo incontrati, sai che ne abbiamo tantissime perché certo, ma poi noi tanto ci vedremo nuovamente al Watch of Italy tra un mesetto circa. Al Watch of Italy ti mostrerò sicuramente un progetto molto interessante, molto importante, perché
e qui facciamo uno spoiler grande come una casa, arriverà finalmente, a grande richiesta del nostro pubblico, il nostro primo cronografo automatico. Quindi non spoileriamo più di tanto. Arriverà. C'è tanta carne al fuoco. Io già so qualcosa, ma ne vedremo delle belle. Ciao Roberto, ciao, buon lavoro. Qui invece abbiamo lo stand di Mondia con i suoi orologi. E per finire siamo nello stand di Econoitra. Ciao, come va? Ciao, tutto bene, grazie. Bene. Tutto benissimo. È la prima volta che siamo qui, è un piacere, c'è un bel giro, siamo felici, abbiamo portato anche qualche novità da mostrare. Sì. In anteballo, questi sono quelli due prototipi, ma la settimana prossima saranno disponibili per le spedizioni. È il nostro diver professionale da 500 metri. Vedo già, valvola elio, esatto. Cassa acciaio 16L, sì, ghiera in ceramica, 120 scatti unidirezionale, riserva di carica e piccoli secondi. Un design un po' particolare, un po' diverso dal solito diver, lume in Superluminova BGV9, e due quadranti, uno degradé blu-nero e uno invece che è quello nero standard, sempre con la lensa dei secondi, col dettaglio rosso-bianco-rosso che contraddistingue un po' tutti i nostri segnatempi. Bene amici, siamo arrivati in conclusione di questo video. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ah, non dimenticatevi, abbonatevi al canale Amico Orologiaio. Ciao.